Sì, cari amici, siamo a Fontanelle e questa notte all'incirca verso le 4:30, le 5 c'è stato un ennesimo incendio. Hanno messo fuoco nuovamente ad un motorino che sta proprio qui dietro di noi. Io sono arrivato appena i cittadini me lo hanno detto, ormai è un'escalation che non si regge più. Qui hanno messo fuoco a due macchine, due motocicli, un locale contatori, hanno messo fuoco a un palazzo, all'interno di un palazzo. C'è stata un'escalation pazzesca, i cittadini vivono nel terrore e non ce la fanno più. Allora noi oggi facciamo un annuncio eclatante. Io sono venuto qui con diversi cittadini, loro me l'hanno chiesto, da domani sera alle ore 21:30 partiremo davanti all'associazione in via Caduti per Servizio 39 per fare delle ronde nel quartiere, ronde pacifiche, democratiche, punti di osservazione per vedere se succede qualcosa e riferire alle forze dell'ordine. Perché questo? Perché nonostante le nostre richieste da anni ormai, ma soprattutto in questo periodo, di istituire subito un'unità fissa H24 con l'ausilio dell'operazione Strade Sicure qui a Fontanelle in via Caduti per Servizio, purtroppo le istituzioni preposte non ci ascoltano. Noi vogliamo quella cosa che c'era nel 2011, quando vi erano due militari, un poliziotto, due militari e un carabiniere che garantivano la sicurezza H24 nel quartiere. Si chiama Operazione Strade Sicure. Si faccia subito, si faccia presto. Siamo arrivati a questo annuncio eclatante di fare delle ronde nel quartiere. Lo faremo per qualche giorno, vedremo per qualche oretta ogni sera, perché più di questo davvero noi non possiamo fare, non è neanche nostra competenza andare di più, affinché qualcuno ci ascolti e ascolti soprattutto il grido disperato della gente di via Caduti per Servizio che vive nel terrore e nella paura.